Bentornati. Padre Gabriele Amort, poco fa ci ha detto oltre 50.000 esorcismi praticati sino ad oggi. Entriamo nel vivo della questione. La scienza, l'arrivo della scienza, l'arrivo della conoscenza di tante cose ci ha portato a immaginare il diavolo come un simbolo, il simbolo del male. Presumo che facendo lei l'esorcista non abbia a che fare con un simbolo, ma abbia a che fare con qualcosa di concreto. O sbaglio? Esatto, ho a che fare con un essere personale, intelligente, intraprendente, col quale ho delle discussioni, discuto con lui. Quando ho una persona posseduta dal demonio, l'interessante è proprio il dialogo che c'è tra l'esorcista e il demonio. Arriveremo a questo. Allora, quali sono i sintomi della possessione demoniaca? Sono tanti e sono estremamente vari. Dico anche subito, tanto per mettere i punti in chiaro, che io non ricevo nessuno che prima non sia stato dai medici, perché ci sono dei sintomi che sono molto confondibili con sintomi di mali di natura psichica, per cui bisogna fare un esame molto attento. Quali sono i sintomi più comuni? Il più rilevante è l'avversione al sacro. Una persona che è sempre stata religiosa e che non ne vuol più sapere né di messe né di preti né di niente, e diciamo la versione al sacro ha tutta una gamma molto vasta di espressioni, dal minimo che è quello di non sopportare la vista di immagini sacre, al massimo quello di, per esempio, se viene benedetto, rotolarsi per terra, infuriarsi, urlare, bestemmiare, ecco. Oppure se viene spruzzato d'acqua benedetta come se fosse fuoco. Questi sono i sintomi maggiori, sintomi più gravi di avversione al sacro. Poi per noi è molto interessante chiedere come ha incominciato una persona a sentire dei disturbi, perché diciamo pur subito che la persona posseduta dal demonio è una persona che ha delle atroci sofferenze che nessun medico riesce a curare. Quindi talvolta quando noi pensiamo di poterci curare e la cura è vana, potrebbe essere un fenomeno di possessione? Ma potrebbe essere un fenomeno di possessione se accompagnato però da sintomi tipici che riguardano la possessione, quali per esempio l'avversione al sacro, quali per esempio l'inizio, come hanno incominciato questi disturbi. Se uno mi dice ho incominciato a stare male da quando ho partecipato a sedute spiritiche, da quando ho frequentato maghi, cartomanti, addirittura ho frequentato sette sataniche, ho partecipato a messe nere, sono per me tutti sintomi molto di sospetto. Poi la certezza io l'acquisto solo una che mi dice di queste cose, va bene, io procedo a fare l'esorcismo, e la sicurezza della presenza del demonio ce l'ho solo facendo l'esorcismo. Padre, come penetra il demonio in noi? Il demonio è uno spirito, quindi si ha l'impressione che penetri in noi. Io dico penetra in noi la sua forza, per cui il demonio parla con la bocca dell'indemoniato, agisce con le membra dell'indemoniato, non è una persona dentro una persona, perché per noi persona, sì, pensiamo a un essere corporeo, invece il demonio è uno spirito e quindi direi agisce come una forza, una potenza dentro l'individuo. Perché lo fa? Lo fa, non ci tiene a farlo, dico subito, il demonio ci tiene ad essere non creduto, ad essere sconosciuto e a non sapere che in una persona ci sta. Perché quando si scopre che in una persona c'è una presenza del demonio, gli viene dato lo sfratto. Ossia si incomincia quel procedimento che è adatto per cacciarlo via dalle persone. Quindi non ci tiene a farsi riconoscere. Ma
ci tiene a nascondersi più che si può, anche proprio provocando dei sintomi che sono simili a sintomi di malattie. Le faccio un esempio evangelico. C'è stato un giovane ai piedi del Tabor, quando Gesù era sul Tabor per la trasfigurazione, che aveva dei sintomi che erano identici ai sintomi di un epilettico, tanto che un evangelista lo chiama l'epilettico, e invece aveva una possessione diabolica. Questo è capitato anche a lei? Di incrociare delle persone che avessero una sintomatologia che poteva apparire... Sì, è capitato. Io anche non vorrei, a me. Non vorrei mai che lei facesse nomi o cognomi per no, la no, del cielo. No, non ecco, c'è dubbio, ma... non c'è pericolo che faccia nomi o cognomi. Qualcosa mi è capitato anche a me, e dico anche subito che poi si vede che non si tratta di una malattia, ma si tratta di una possessione, dall'effetto dell'esorcismo sulla persona e dall'effetto delle cure sulla persona, ossia le cure sulla persona non hanno nessuna efficacia, e invece si vede che con l'esorcismo la persona va, per così dire, in trance, per cui ecco che capita che appare, non è più lui, è il demonio che parla in lui, è il demonio che dentro di lui si esprime, che dentro di lui scatena una forza esagerata. Chi sceglie il demonio? Sceglie delle persone particolari? Lei ha notato una certa ricorrenza attitudinale delle persone che sono state possedute? No, il demonio può capitare in tutte le persone. Già tutte le persone possono sbagliare dandosi a pratiche di occultismo, quali appunto quelle che abbiamo detto, sette sataniche, messe nere, sedute spiritiche, eccetera. Tutte le persone possono accedere. È curioso questo fatto. Io, leggendo il suo libro, ho notato una notevole attenzione che lei ha nei confronti della magia. Sì. La magia nera, la magia nera africana, lei la reputa potentissima. Potentissima. Le fatture, i malefici. Dico subito che non esiste magia bianca e magia nera. Nel linguaggio corrente, magia bianca è togliere i malefici, magia nera è fare dei malefici. Invece magia è sempre agire per mezzo del demonio, per cui è tutta magia nera. Mm-hmm. Tutta magia nera. E trovo veramente che ci sono delle forme di magia, per esempio la magia africana, che si chiama propriamente due forme particolarissime, la macumba e il voodoo, che poi sono state esportate dall'Africa all'America Latina. Per cui queste forme di voodoo e di macumba le troviamo sì in Africa, ma le troviamo molto diffuse nell'America Latina. E liberare le persone che hanno subito queste forme di magia è molto difficile, occorre molto tempo, occorrono degli anni di esorcismi per liberare le persone. Anni interi di esorcismi. Anni di esorcismi. Per la tenacia del demonio ad abbandonare. Per la tenacia del demonio ad abbandonare la persona, perché il demonio in una persona sembra quasi che metta radici. Più naturalmente, più il tempo è passato, ossia più un male si è radicato, anche in malattie normali noi vediamo che più tardi ci scoprono e più difficile e più lunga è la cura. Certo. Anche in questo caso il primo esorcismo chiede al Signore di sradicare e fare fuggire, sradicare. Le dico un esempio, se me lo permette. Prego, una ragazzina di 14 anni è andata a un rito satanico per curiosità, accompagnata da una sua amichetta e portata da una sua amichetta. Tornata a casa, graffiava, bestemmiava, tirava calci. I genitori immediatamente l'hanno portata a Roma da Padre Candido. Sono arrivati alle 2 di notte, hanno aspettato la Scala Santa fino alle 6 che si aprisse la Scala Santa. Poi hanno chiesto di Padre Candido, gli hanno detto è malato, lo sostituisce Don Amor, sono venuti a casa mia. Sono arrivati alle 8, io stavo già esorcizzando fino alle 12. Alle 12, quando avevo finalmente finito gli esorcismi, mi dicono c'è una ragazzina di 14 anni, per farla breve. L'ho esorcizzata, avevo con me un amico esorcista più in gamba di me e l'abbiamo esorcizzata insieme. Nel giro non più di 10 minuti, un quarto d'ora, abbiamo visto che questa ragazzina è crollata per terra. Allora
Gli abbiamo chiesto: hai perso le forze? Sì, completamente sì. Signore, ti ringrazio. Dopo qualche minuto correva per il cortile, liberata. Perché? Perché? Subito. L'esorcismo fatto immediatamente dopo che il demonio l'aveva, ne aveva fatto una sua preda. Fatto subito, mentre invece se si aspetta, metta che venga da me una persona di 30, 40 anni e poi indagando anche durante gli esorcismi col dialogo col demonio vengo a sapere che la persona era stata posseduta fin dalla prima giovinezza, anche dal seno materno è possibile, cioè che una persona venga posseduta fin prima di nascere e che nasca già posseduta dal demonio. Ma mettiamo che sia stata posseduta, non so, quando aveva 13-14 anni e viene da me quando ha 40 anni, il demonio ha fatto in tempo a mettere le radici in profondità e allora la liberazione è più lunga e più difficile. Può sembrare per le persone che ascoltano, per le persone a casa, può sembrare completamente fuori epoca quello di cui stiamo parlando adesso. Ma la quotidianità di padre Gabriele Amort è una quotidianità vissuta nella possibilità di ridare vita a persone che sono afflitte dal dolore della possessione demoniaca. Ed è nostro dovere in questo momento, attraverso le sue parole, credere a quello che ci sta raccontando, perché lei ci sta raccontando un mondo che, grazie al cielo, alla stragrande maggioranza di tutti noi è estraneo. È raro, ma è raro, c'è. È raro. E allora io le voglio chiedere, parlando del demonio, lei mi ha detto è spirito, è uno spirito. È uno spirito. Come è fatto, è inutile che glielo chieda, non ha corpo. Non ha corpo. Se vuole rendersi visibile deve assumere un corpo fasullo. Per esempio, quando Padre Pio Avenafro è stato salito tutta la sua vita dal demonio, Padre Pio, picchiato tutti i giorni della sua vita, ma Avenafro in particolare voleva apparire, se voleva spaventarlo, appariva sotto la forma di un cagnaccio spaventoso che lo volesse mordere. Se voleva sedurlo, appariva sotto l'apparenza di fanciulle nude e provocanti. Se voleva ingannarlo, appariva sotto la forma del suo direttore spirituale, del suo superiore. Ecco, il demonio, essendo puro spirito, non è assolutamente visibile, non è immaginabile come fattezze. Padre, lei durante i suoi esorcismi ha parlato col demonio? Sì, sempre. Che cosa le ha detto? Io al demonio faccio solo delle domande, gli impongo il silenzio. Anche nel Vangelo Gesù cerca sempre di far tacere il demonio. Taci. Perché aggiungo anche che il demonio in genere non è ciarliero, in genere fa di tutto, si fa molta fatica.